Con la vostra azienda il concetto di smart water è una realtà. Sì, in effetti con l'acquisizione di altre aziende oggi stiamo cercando di portare avanti i concetti legati all'efficienza e che in realtà non sono dei prodotti ma sono veramente dei concetti che mettendo insieme delle soluzioni diverse tra loro possono arrivare a fare efficienza nel mondo dell'acqua. Questo attraverso acquisizione di aziende che avevano nel proprio portafoglio offerte legate alla modellazione idraulica e ai sistemi di loss management, quindi di gestione delle perdite dell'acqua. Combinando queste competenze, queste conoscenze, queste attività con anche quelli che sono i bilanci energetici si può sicuramente fare arrivare a una soluzione che possa permettere di gestire con efficienza quello che è il mondo dell'acqua. Una società la vostra che è presente in oltre 100 paesi, è tanto differente la situazione su questi temi da paese a paese? Beh, abbiamo delle realtà, delle eccellenze, come ad esempio il mercato inglese, dove questi concetti sono applicati da anni e dove il termine industrializzazione del mondo dell'acqua non fa paura, e invece paesi nei quali, come in Italia, questo ancora stenta ad arrivare. Noi in Italia abbiamo avuto un'industria che nel corso degli ultimi anni ha saputo reggere la concorrenza, la competizione europea e mondiale, attrezzandosi ed arrivando alla gestione della produzione, che poi sono esattamente i concetti che stiamo cercando di portare al mondo dell'acqua, quindi la gestione efficiente di quella che è la produzione, qualsiasi processo si venga a coinvolgere. Al Festival dell'Acqua perché? Al Festival dell'Acqua perché il tema della sostenibilità per l'azienda, per Schneider, è molto importante, molto sentito, e quindi il fatto di portare efficienza, il marchietto non a caso è un marchio verde, proprio perché la sostenibilità per noi è molto importante e la divulgazione di questi temi di sostenibilità e di efficienza diventano altrettanto per l'azienda.